Oh, bello a tutti ragazzi, bentornati sempre qui su B2 Square Gaming. Siamo in una situazione critica. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi, droppate un like su Facebook, non scriveteci su console, Twitter. Cosa vuol dire Twitter? Che ci devono seguire su Twitter. Non era chiarissimo. Giù, ma che... Mi ha guardato quasi attraverso, ma credo sia cieco. Comunque là c'è una roba dove ti puoi arrampicare, non so se hai visto che c'è una corda. Aspetta, fermo un attimo. C'è un'altra là, hai visto? Sì, ma aspetta, dammi un attimo. È per salire. No, ma non è per quello, dammi un secondo. Vedi che c'è una cosa azzurra là. Ok. Beh, ad ogni modo... ma una volta che sali lì, cosa te ne fai? Non so. Cioè, mi sembra inutile. Magari ci serve per dopo, però, conoscendo il gioco. Ma non serve per saltare sopra... Lì sopra non c'erano delle casse? Ah, per poi... Porca merda. No, salta, no. Salta. No, nasconditi. Ma si sono tutti imbruttiti. Porco zio. Ma queste cose qua mi danno un po' fastidio, a essere sincero. Anche a me. Dai, prova a salire sopra. Da sotto ci sei andato prima, no? Non si aggrappa? No. Cazzo, bella pirlata. Si sono tutti allarmati. E vai da sotto, ma attento a non urtare quei cosi. Figa, ragazzi, che tension. Lì c'è un pulsante, non so che cazzo serva. No, non ti girare, dico lì c'è un pulsante, non so cosa serve. Al massimo lo rispegni. Lì c'è per terra qualcosa, eh. Non c'è per terra qualcosa che luccicava? Ma no. Ma ste porte? Oh santo. Ma questo qui se lo stordiamo? No. Vabbè, allora è inutile anche passare di qui. Non so dove bisogna andare. Fai la mappa. No, di là. Fai la mappa. Dobbiamo andare là dove ci sono tutti. Mi fai vedere la mappa. No, vuoi quella grande? Allora... Siamo qua, dobbiamo andare lì. Proviamoci. Cosa devo dire? E il problema è che adesso con quella cazzata che ho fatto, colpa mia, per carità di Dio. Però guarda, ti stanno guardando tutti. No, lì non puoi lasciare perché c'è il... Poi figa, è tutto pieno. A meno che non li distraiamo, li mandiamo da... cazzo. Ok. Non li distraiamo. Non riesci a salire su di là se fai piano. Ma di là non c'è, è di lì che dobbiamo andare. No, per andare qua. È lì. Devi andare là sotto. Sì. E quindi come facciamo? Allora, ha detto che sembrano quasi ciechi. Lo sono? O che cerchiamo di distrarli? Sì, allora ti metti un po' qua a destra e la lanci proprio un pochettino più là. Lì, così, vai. Lì o lì? No, non troppo lontano, devi essere vicino, tipo così, ok. Però... Bene. Che cazzo succede? Ma perché gli altri sono andati di lì?
Non ha senso. Che te devo dire? Comunque non ti sga... cioè, non mi sembra che ti stiano vedendo. Siamo all'ombra però, stiamo fermi. E se provi a passare là in mezzo con la concentrazione che teoricamente... Merda. Secondo me adesso riesci a passare. Prendi quella cosa lì. Cioè, non volendo è andata meglio così, alla fine. Che poi magari questi non ti fanno neanche un cazzo, cosa ne sappiamo noi? Bah. Mistero della fede. Ma chissà se ti sgamavano, cosa succedeva? Magari non è finita, eh. Ci sta che mi sgamino qui. Ma poi soprattutto cosa sono? Boh, non lo so. Sembrano abbastanza incazzati, adesso non va. Sei pronto a correre? Non so perché, mi sa che devi correre. Girati. Ma col cazzo. Perché fai questo? No, non sto facendo niente. Papaveri serviti su piatti d'argento. E io sprofondo nell'oblio. Perché sono sola? Ogni volta che respiro fa male. Ah, sto pezzo molto particolare. Voglio che le voci smettano. Non eravamo al massimo. Ma non, mi sa che non sono quelli lì, eh. No, infatti. Ma infatti non sono papaveri, quindi. Sarebbe stato meglio morire. I prigionieri, qualcosa non va. Come posso respirare in mezzo alla morte? Doc, non capisco cosa devo fare. Fai l'istinto? Un cazzo. Ah, non lo puoi fare. Non lo so, gira. Garrett, ma dove sei? C'è la cantè, eh? Dici, dove cazzo sei? Fra Garrett, dove sei? se scendi giù di là? Pensavo di potermi fidare. Io entravo da lì. Ah, sì? Mhm. Seguimi fino alla verità. Seguimi. Dove cazzo sei? Ti dovrei tornare indietro, dovrei prendere un altro fiore. Vedi, c'è un fiore lì. C'è una porta, si apre. Stanno cambiando. Che succede? Osserva. Meritano di essere puniti. Sai che di arrivare da sopra, non so perché, ma ho questa idea, vedi che c'è. Ah no. Prova a salire, che ti devo... Perché ho la vaga sensazione che... Cassino. Che? Quello lì poi si animi e mi rompa i coglioni. Non lo so, capo.
lascialo perdere. Tanto così devi trovare un altro fiore, non è che... Uno solo? Il barone è qui. Tra due, uno. Ti prego, fai piano. Presto, tieni la lontana dalla lotta. È troppo importante per morire qui. Troppo importante per concederle la morte. Ma certo che mi odia. Capiranno mai il mio dolore. Lei è il nostro futuro. Il maledetto Northcrest mi portò via. Sei con me, Gary. Perché io non posso. Qualcuno deve morire. Quindi? Sto impazzendo. C'è solo un modo per scoprirlo. Il barone. Torniamo a Villa Northcrest, dove tutto ha avuto inizio. Mappona. Non ho detto mappina, ha detto mappona. Ah, completato, così. GTA, collezione trovati 0 su 6. Minchia. C'erano 6 oggetti da collezione qua dentro. E dove cazzo però sta giro? Boh. Mica, chissà quanti insulti. Se tiene prigioniera Erin, devo entrare a Villa Northcrest prima degli eletti. Ma qui ci eravamo mai stati. Risposte. Capo, è il nostro rifugio, eh? No, ho capito, ma di lì. Sì, sì. Ma siamo sicuri che è tempo di avere risposte? Quello cos'è? Sembra tipo... Oh. Tipo Ku Klux Klan più all'Akbar ci facciamo esplodere. Ma quindi adesso pieno ribellione, tutti incazzati e noi in mezzo come un povero stronzo che gira. Minchia, 6 oggetti. Unici che non abbiamo trovato. Ma poi ti rendi conto che se dobbiamo andare... E perché sei stato opportunista? Non sei fatto di opportunista. Ok, tutti fantasmi, che cazzo ho fatto? Beh. Un altro. Martin Holloway ha cospirato con l'arma del... Che sarà quello che è? Gli speranzosi. Che dite? Costui è degno del tocco di Orion? Oppure si merita la forca? Alla forca! Alla forca! Sono dei suoni bellissimi. Cioè, quindi quello che impiccava è stato impiccato. Eh beh. Severi ma giusti. Ti fai andare lì davanti, lo sai. Ma sono apparsi due nuove cose lì? No, lei è giusto. C'è un uccello. Scusa. Questo qua? No, quello è... Prova ad andarci sopra. È basso. Adesso sta lì? È ritornato a casa sua. Ah. Che dici? Andiamo al burro? Dove? Ma proprio lì dentro devi andare. Tra l'altro l'avevamo già visitata sta casa. Ecco. Sì che l'avevamo già visitata. Infatti non c'è più un cazzo. David Wellmark è stato impiccato all'alba, poi trascinato e squartato. Bene. Ma chi se ne frega, tanto era già morto. Ma guarda sulla scrivania se c'è qualcosa. Che cazzo è che si sta guardando? No, che l'abbiamo già visto, Doc. Riprova, vai sulla scrivania. Scrivania. Vedi che la cassaforte era aperta. Non c'è niente, Doc. Che cosa? Sei sicuro? Non c'è niente, ti giuro. Oh, non ti fidare. Ma non mi fido. Solo perché una volta non ti ho detto una cosa, ma dai. Cos'è che non mi hai detto? Cosa vuol dire?
quella dell'ascensore, di quel giro lì. Ah. Te la sei proprio legata al dito, eh. Suggerimento. La camisa non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta leggere! Ma dove sono? Ah. Ma che minchia faccio qui? Che cazzo ne so, ti fai male quando scendi, no? Il barone è morto. Stanotte la città è piena di gente furiosa. Ma diventa... è famoso per i motivi sbagliati. Sta guardando quello lì. Sarà forse il caso di passare di sopra. Ma hai cambiato obiettivo? Vedi che è andato 40 metri. 45. È di là però. Eh no, Doc, dobbiamo andare proprio di lì. Ma che cazzo, sono andato a fuoco! Gli eletti sono già sul ponte. Quando sarò nella villa avrò poco tempo prima che... Cioè, capito, ma hanno sgamato perché sono andato a fuoco. Eh beh, tu dici... cioè, ti hanno sgamato. Ma da quando succede? Ah, minchia, siamo in un'altra villa. Hanno visto una torcia umana che si muoveva. Minchia, adesso come facciamo in sta villa? Ci sarà una strada che è una stronzata, una strada che è impossibile. Ora, per il fato, secondo te quale prendo? Quella che è una stronzata. Bravo, mi piace. Questo è l'atteggiamento positivo degli americani. Bisogna no, per me è negativo, perché vuol dire che c'è meno loot. Ma scusa, ma tu quando vai a casa prendi una bottiglia e te la tiri ripetutamente sulle balle? Cioè, no, dimmi. L'ultima linea di difesa del barone sarà anche pronta per l'assedio, ma non lo è per me. Entrerò prima che la situazione precipiti. Carissimi ragazzi, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Va bene? Volevi un pochino più di pathos. Ragazzi, mi mancherete tantissimo. Alla prossima.